Ciao a tutti, oggi faremo una semplicissima collana utilizzando la tecnica del fuscico. Questa tecnica ci consente di realizzare dei fiori in tessuto, con il tessuto. Per la realizzazione del nostro progetto di oggi ci occorrerà un vecchio paio di jeans che dovremo tagliare, qualcosa con una forma tonda, una penna, una matita, qualcosa con cui segnare il tessuto, un paio di forbici, ago, filo, un bel bottone o in alternativa vanno molto bene delle grosse perle. Andiamo a cominciare. Intanto apriamo il nostro jeans in questo modo. Taglieremo per bene lungo la linea, lungo questa cucitura che ci occorrerà proprio per realizzare il girocollo. Quindi tagliamo, vedete, ci teniamo questa parte con l'impuntura. Poi con l'aiuto di qualcosa di rotondo segneremo 5 cerchi. Ecco fatto, ora li ritaglieremo. Ed ecco qua. Poi prendiamo ognuno dei nostri cerchi di jeans o di qualunque altro tessuto voi vogliate, pieghiamo a metà in questo modo ed ancora a metà così. E qui in fondo con ago e filo facciamo un zigzag in pratica, quindi dentro fuori, in questo semplicissimo modo. Una volta giunti in fondo, basterà tirare il nostro filo per ottenere questo petalo, lo vedete? E quindi semplicemente tiriamo per bene e blocchiamo qui in fondo. Per forza devo mettere le mani. Tiriamo per bene. E blocchiamo. Come vedete, otteniamo un petalo. Compiremo la stessa operazione per tutti e 5 i nostri cerchi di tessuto. Una volta realizzati tutti e 5 i nostri petali, li andremo ad attaccare cucendoli l'uno all'altro in questo modo, quindi angolo con angolo. In questo modo. Ora per forza devo mettere le mani davanti. Così, e via via, tutti e 5. Una volta uniti i nostri petali, proseguiamo in questo modo. Abbiamo la striscia della cucitura della gamba. Qui a metà circa, realizziamo una piegolina in questo modo. Lo vedete? Guardate, così. E la punto con ago e filo. La blocco.
Una volta realizzata appunto questa punta, questa ci serve per dare la forma alla nostra collana. Qui metteremo, sempre cucendolo con ago e filo, i petali. Quindi così cerchiamo di cucirli per bene. Dopo che avremo bloccato per bene il nostro fiore, qui alla cucitura della gamba del pantalone, potremmo rifinire il centro o con un bel bottone gioiello, come farò io in questo caso, o con delle perline, o anche con un bottone un po' grande. Io metterò questo di una mia vecchia giacca. Una volta cucito per bene anche il bottone centrale, passiamo alla chiusura. In questo caso io metterò due semplici automatici, quindi semplicemente li cucirò di qua e anche dall'altra parte. Ed ecco fatto, a questi punti la nostra collana è pronta per essere indossata. Bene, ed ecco qua la nostra collana col fiore fuscico. Come sempre, grazie, grazie a tutti. Oggi devo fare un saluto speciale alla piccola Margherita. Margherita, ciao! E niente, come sempre, ditemi nei commenti cosa ne pensate, iscrivetevi al canale e mi raccomando, condividete. Ciao!